Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, NBA Revival Zone. Proviamo qui in questo video a tirare fuori i soliti 5 punti dopo gara 1 delle NBA Finals 2020 tra Lakers e Miami Heat. Se siete pronti io comincerei tipo adesso. Sì, la sfiga, perché se arrivi alle Finals in pompa magna e carico a 1000 come i Miami Heat, per poi vedere le tue tre stelle cadere una dopo l'altra, questo è un durissimo colpo da cui Miami non so e soprattutto non so come possa riprendersi. Goran Dragic, nel suo momento migliore della carriera, non rientra dagli spogliatoi. Torn plantar fascia. Cosa vuol dire? Letteralmente rottura della fascia plantare. Affattivamente la fascia muscolare che sta sulla pianta del piede si è probabilmente strappata. Ed oltre al male boia che fa, immaginate poi doverci anche giocare sopra. A parer mio, difficile rivedere lo sloveno in campo per il resto delle Finals, purtroppo, anche se attualmente è ancora in dubbio per gara 2. Sarebbe un vero e proprio miracolo, e ve lo dice uno che ha avuto la fascite plantare per qualche mese e conosce il fastidio e dolore che si prova. Bam Adebayo, vero perno della squadra, esce per un problema alla spalla. Left shoulder strain, ovvero una distorsione alla spalla sinistra. Dopo un contrasto con Howard, la prima avvisaglia, andando a rimbalzo la botta decisiva. Adebayo ha dichiarato che in gara 2 ci sarà, o comunque farà di tutto per esserci, ma anche in questo caso, giocando a basket senza una spalla, che fortunatamente per lui non è quella del braccio con cui tira, non è comunque il massimo. Anche lui è attualmente in dubbio per gara 2, ma viste le smorfie di dolore di Bam, sono portato a pensare che salterà gara 2 e tornerà forse in gara 3. Jimmy Butler, l'anima di questa squadra, a terra per una distorsione alla caviglia, anche piuttosto brutta a giudicare dalla faccia che Jimmy ha espresso dopo l'infortunio. E solitamente Butler è uno che regge discretamente bene al dolore. Se su Butler sono portato invece a dire che sarà presente in gara 2, anche se l'infortunio è molto simile a quello di Giannis. Giocherà molto probabilmente, ma visto lo stato di Dragic e Bam, Butler sarà chiamato agli straordinari e quella caviglia sarà in costante rischio. Abbiamo visto Giannis Adetokounmpo cosa ha fatto e cosa è successo a Giannis durante la serie con i Miami Heat. E quindi la tanto osannata panchina lunga degli Heat ora non sarà più così lunga. Nunn, Olynyk e forse anche Myers Leonard saranno chiamati a dare il proprio contributo in queste Finals, ma saranno in grado, dopo essere stati fermi, seduti per così tanto tempo nelle serie precedenti? Punto 2. Il parzialone. 81-42. Questo è il parziale dei Lakers a partire da 4-32, dallo scadere del primo quarto fino al termine del terzo periodo, praticamente doppiati. Il tutto condito da un 13-19 dalla lunga distanza e una solidità sia difensiva che offensiva straordinaria, oserei dire. Dopo il parziale iniziale di 25-10 Miami, il coaching staff dei Lakers e soprattutto quella mente geniale che è LeBron James in campo aggiustano qualche vite. Da lì in poi è dominio giallo-viola, senza ombra di dubbio. I Lakers attaccano la zona in maniera divina, sfruttando tutti gli spazi che la zona per l'appunto concede. E quando gli Heat vanno a uomo, si cerca costantemente l'accoppiamento migliore per l'attaccante, che sia Anthony Davis, LeBron James, ma abbiamo visto isolamenti anche per Caldwell Pope o per Kyle Kuzma. Caruso gioca una partita di un'intelligenza da GOAT, facendosi sempre trovare pronto, e Danny Green finalmente batte un colpo. Difficile trovare nei Lakers qualcosa che non sia girato bene all'interno di questa gara 1. Dalla sfiga degli avversari ad una giornata praticamente ottima di chiunque. Una giornata talmente bella che anche gli emarginati Dudley, J.R. Smith e Quinn Cook riescono a mettere piede in campo addirittura per qualche minuto. L'ultimo riesce a segnare perfino una tripla. Protagonisti del parzialone manco a dirlo i soliti noti. In particolar modo Anthony Davis, che alla prima apparizione alle Finals in carriera gioca una partita praticamente perfetta, con il 51 dal campo, il 50 da 3 e 10 su 10 ai liberi, più 3 stoppate.
Terzo punto, largo ai non giovani, ma anche ai giovani, nel senso che i vecchi, gli anziani dei Lakers sappiamo l'importanza che abbiano, il minutaggio che hanno. Quello che succederà in gara 2 sarà la richiesta da parte dei Miami Heat degli straordinari da parte di Andre Iguodala, che è stato uno dei migliori in gara 1, non tanto per le cifre normali, anche se comunque 7 punti, 5 rimbalzi, 6 assist, e quindi una partita a tutto tondo, ma soprattutto per le letture, per l'esperienza e per la difesa. E come se non bastasse, lato Miami Heat, ora l'attacco, fermo restando la caviglia di Jimmy Butler, è tutto nelle mani di due rookies, Tyler Herro e Kendrick Nunn, che molto probabilmente avrà maggior minutaggio a partire da gara 2. Ragazzi, badate bene che per un rookie diventare l'attaccante principale a livello di NBA Finals potrebbe essere un discreto trampolino di lancio per il futuro, e nella accezione non tutti i mali vengono per nuocere, sicuramente per Herro e Nunn in particolar modo questo loro ruolo da prime punte in un NBA Finals non può far altro che farli crescere ulteriormente. E attenzione, perché Miami ha comunque Udonis Haslem in panchina, pronto ad entrare. Quarto punto, chi marca Anthony Davis? Seppur in presenza di Bam Adebayo, Anthony Davis si è rivelato praticamente e semplicemente immarcabile. Che gli Heat difendano uomo a zona, l'arsenale offensivo di questo mostro è totalmente indifendibile. E c'è chi ancora contesta la trade Anthony Davis per il trio Nestlé, Lonzo, Ingram e Hart più qualche scelta. 34 punti all'esordio in un NBA Finals in maglia Laker è il quarto miglior Lakers di sempre. Il tutto reduce da una distorsione alla caviglia e non si sa esattamente di quale intensità, e contro una delle migliori difese della NBA. Se poi i Lakers giocassero con il doppio lungo, cosa che è avvenuta non anche in gara 1, seppur per breve tempo, giusto il tempo, tra l'altro, per Dwight Howard di far male a Bam Adebayo, allora Davis avrebbe Crowder come marcatore e potrebbe tirargli praticamente in testa in ogni possesso. Se Bam non rientra per gara 2, non vedo come i Miami Heat possano porre rimedio a questo freak della natura. Quinto punto. Ed ora? La vera domanda è proprio questa. Ed ora? Assisteremo a delle finals scontate o succederà qualcos'altro? Con le stelle degli Heat in queste condizioni fisiche, con una partita ogni due giorni, faccio veramente fatica a credere che Miami possa in qualche modo rientrare o competere per il titolo, con buona pace dei vari Herro, Nunn, Iguodala, Duncan Robinson, eccetera, eccetera. C'è da sperare, per il bene dello spettacolo e del basket in generale, che almeno uno tra Adebayo e Butler possa rientrare al 100%, altrimenti i Miami Heat li vedo molto molto male. Tra l'altro sarebbe veramente brutto, detto inter nos, vedere una stagione splendida come quella della banda di Spoelstra terminare in questo modo, tra l'altro alle finals e senza possibilità di poterle disputare al 100% delle proprie possibilità e con tutte le frecce al proprio arco. Aggiungo poi un'ultima piccolissima considerazione personale. I Lakers meriterebbero questo titolo per una serie di motivi. Lo meriterebbero perché dopo 10 anni sono riusciti a tornare alle Finals ricalcando le ombre di Kobe Bryant, giocando anche per la sua memoria. Lo meriterebbe LeBron sicuramente, perché è riuscito a rendere così compatta ed efficiente una squadra formata da una marea di teste calde e da giocatori che alcuni li davano già per morti, alcuni per ritirati, altri dei mezzi giocatori. Ma la serie, ragazzi, è appena cominciata e, nonostante le premesse, speriamo possa riservare ancora parecchie sorprese. Ho finito i miei consueti 5 punti. Come sempre, usate i commenti sotto al video per dire se siete d'accordo o meno, per aggiungere ulteriori osservazioni, e noi ci vediamo questa sera per la live su NBA Revival Zone. Ciao!